Bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale, io sono Baluccia Sims e siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge ragazzi, siamo tornati per la precisione ragazzi, siamo qua con l'episodio numero 28 dunque cerchiamo di un attimo fare il punto della situazione ragazzi, allora noi abbiamo Uh, la cara Cenerentola, che adesso è rimasta a vivere con sua madre Biancaneve Snow e suo padre Jay Huntington III. E insieme a loro, ovviamente ci sono le sorelle, perché ormai siamo rimasti solo femmine, povero Jay. Inferiorità numerica, la grande Pisola, Cucciola e la piccola Eola. Allora, dicevo, il punto della situazione è questo: abbiamo. Pisola Snow che diventerà una giovane adulta fra sei giorni. Quindi, fra sei giorni anche lei abbandonerà la casa, diciamo così. Cucciola è appena cresciuta, quindi ci vorrà del tempo. Scusate, ragazzi. E la piccola Eola. Ta sta per diventare adolescente anche lei, ragazzi, quindi in questo episodio assisteremo al suo compleanno. Per quanto riguarda la cara bianca, eccovela qua, fra cinque giorni mi diventa anzianotta, oddio, non ci posso pensare, non ci posso pensare, vabbè, dunque. E poi abbiamo il caro Jay, che guardatelo come sta, ragazzi, è arrivato. Mm, io non so quanto mi durerà, sinceramente, ma finché dura, fa verdura, come si può dire, quindi... Um... Ce lo teniamo così, in questo episodio, oltre ad assistere al, guardate lei quanto è contenta, oltre ad assistere al, facciamo così tesoro però eh, vieni qua intanto e innaffia, oltre ad assistere dicevo al compleanno, della dolcissima Eola che diventerà adolescente, ragazzi eh, dobbiamo possiamo, anzi, non dobbiamo, possiamo far trasferire l'amato principe, ovvero Alexander, ragazzi, iniziare a pensare a un pargoletto. I loro vi ricordo non si possono sposare finché la povera Bianca purtroppo non passa a miglior vita. Ok, ragazzi, le ragazze sono tornate a casa e ho invitato Brontola per fare delle foto. Ecco cosa ha combinato, ma brontola, ma cosa cappero fai? Oh mio dio ragazzi, cerca di calmare, ovvio. <ride> oh, yeah, ma... Ti fa pure una risata? Bene, mi fa tanto piacere. Dunque... E ho invitato ovviamente anche Mammolo. Che pure lui è incacchiato ragazzi, avete ridicato. Cosa cappero è successo? Oh mio dio, questo se la prende col pupasso. Va bene. Allora dunque... Tesoro respira, stai Yana? calma. Cos'è successo? Rallegrala un po', dai. Eh, Bianca. Poi hey, i tuoi figli mi fanno disperare, Bianca. Oh, so Raccogli, bella. va, almeno il secchio. Anzi, no, guarda, Bianca, fai una cosa. Oh, oh, no, vorrei, vorrei, vorrei. Oh, Aspettate un team. attimo, eh. Fermi, dovreste fare delle foto. Come è stato perdotto, no? Quindi con calma adesso le faranno tutti. Allora, cara Bianca, per favore. Ecco qua, Giacomo. Cazzo, oddio. Vai in bagno, dai. Stretta di mano segreta. Va bene, se lo dici tu. Eh, fai una conversazione profonda, dai. Abbracciala, affettosamente lei è felice. Ora occupati di tuo fratello. Che capper è successo pure a tuo fratello? Con chi devi aiutare a recuperare Yugo? Cosa hai fatto con Yugo che è pure anziano? Abbraccia affettuosamente tuo fratello, tesoro, per favore, stagli lontana, perché, guarda, tuo fratello gli girano in questo momento. Vieni qua a giocare con le tue sorelle. Eh, è furente infatti ma eh, caro che cappero avete combinato cerca di calmare ah santo cielo ragazzi ma qua io dico adula un pochino rallegriamolo respira raga, caro respira respira. raccontagli una barzelletta sui pinguini che magari si dà una calmata Oh, Jay, tesoro, io ti avevo mandato a fare un bagno, quindi se per favore puoi fare un bagno con la schiuma. Oh, Dio che tesori. Sì, venite qua. Allora. Appena tu hai finito, per favore, visto che, ragazzi, lei deve... Fermi tutti. Lei deve... Um... Vedete? Arrivare al livello 4 di alta cucina e poi dovrà dipingere un murale per due ore e recensisci re tre bevande. E nel frattempo è anche, ha anche ottenuto una promozione a buona forchetta locale, ragazzi, mm, quindi guadagna 164 simole un'ora. Voglio dire, mm, non è proprio una schifezzella, eh? Tesoro, vieni qua e pulisci e per favore, guarda, prepara un pasto da gourmet. Ehm... Um, mm. Calcolando che sono le. Vogliamo preparare la cena? Magari si fermano per cena anche i tuoi fratelli? Dai, un cocktail di gamberi al sale e pepe. Dai, fai qualcosa di particolare. Cara Bianca, Bianca Cara, uh, tu per favore, se puoi cambiarti d'abito. Grazie mille, cara. E dovresti. Mm, 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 sì, scattarti delle foto. Iniziamo da te. Perché tuo marito è più morto che vivo, quindi scatta una foto con Brontola. Ok, ragazzi, ci siamo. Io ho mandato mh, off camera mh, lei a fare, a dipingere un murale per due ore, a recensire tre bevande. Ovviamente, ragazzi, consiglio, perlomeno nel mio caso è stato così, se state facendo, diciamo, questa carriera. Quando dice di recensire tre bevande ragazzi intende tre bevande in tre luoghi diversi perché io ne ho consumate praticamente tre inutilmente nello stesso posto quindi vi consiglio tre bevande in tre luoghi diversi l'ultima vabbè ho un recensione dell'acqua quindi non ho fatto la foto però fondamentalmente mh, ho fatto le foto delle altre ecco allora adesso mh, eh, è arrivato un momento un po' particolare, perché praticamente la cara Ella vuole parlare con sua madre Bianca, perché, perché ha qualcosa di molto importante di cui discutere con lei, nel senso che uh -huh, sta per chiederle. È... Prima tu la prende un po' alla larga. Allora mamma, come va? Tutto bene? È andata bene la mattinata? Io ero andata al lavoro. Eh sì, tesoro, guarda, mi sento forte come una statua. Oh mio Dio, no, tesoro, non ora. Eh, senti mamma, ho una cosa molto importante che, di cui devo parlarti, è tipo, sento che è la mia stella, sì tesoro va bene Io vorrei chiedere ad Alexander di trasferirsi qui, ci sono problemi per perché... te? Sai mamma, sarei molto felice se mi dicessi di sì, E ora lei le chiederà di nuovo, sapete un po' a mente fredda così no? Ah, tesoro, beh, I... dovremmo parlarne anche con tuo padre Sai, non è come bere Don't un cappuccino <ride> mm. Sì, lo so, mamma, ma che ne Don't pensi, pensi tu di lui? Seriamente Io ci tengo tanto al tuo parere <ride> oh, Ti prego, la verità Non ho Armini. avuto il piacere di Ma che cappero dici, Bianca? <ride> Buonanotte uh, Vabbè, diciamo che Bianca le ha detto Guarda, non lo conosco poi così bene Però se ti rende felice... Che ci vuole? What Cambiamo what la camera, tanto poi puoi sempre the... preparare dei pasti buonissimi. Sì, stavo pensando di Steven mettere un letto Libo. matrimoniale nella stanza che condivido con le mie sorelle e loro potrebbero I trasferirsi go? nella camera che era di <ride> Dotto me. e Mamma, lo sai, ci vuole un po' di <ride> privacy. Can Abbiamo bisogno me. anche noi delle nostre giornate di sole. E is... no, poi Gigi? certo preparerò io and tutti and i pasti, you? non è un problema. Ti prego, Maxine, ti prego, dimmi di sì. Dai, lo so che non è facile come bere un cappuccino, però. Pensa alla mia felicità. Butterò sempre l'immondizia, faccio tutto io. Va bene, tesoro. Per me si può fare. Pensa alla camera, pensa tu alla camera. E non ti preoccupare, anche nelle giornate di pioggia, tua madre ti sarà vicino. Va bene, ragazzi, abbiamo capito. Basta. 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 Quindi, fondamentalmente, giustamente, Bianca le ha detto: Guarda, devi sentire anche tuo padre. Perché, voglio dire, io posso anche dirti di sì, ma devi sentire anche cosa ha lui da dire e quindi visto che lei va al lavoro fra quattro giorni oh tesoro riposa di un pochino ora Bianca ragazzi ha la fissa per la pesca non so per quale motivo quindi vieni qua tesoro e vai a pescare mentre invece la dorata qui deve piantare qualcosa e visto che era morta questa piantina qui ragazzi io pianterei davvero mentre me ne andavo in giro quindi ragazzi ovviamente sarebbe questa qui eccola qua Olè. qualcuno che lascia se. Eh vabbè, ragazzi. Dicevo: qui metterei la stanza, ovviamente del. o anche qui, del, devo dire la verità, perché qui comunque loro sono di più. Qui la camera matrimoniale per lei, Alexander. Innaffia, tesoro mio. Poi raccoglierai tutto. Strata Gemma antibulli, ora che cucciola ha iniziato a prendere dei bei voti è fine del merino dei bulli. Deve affrontarli con una risposta sagace o ignorarli nella speranza che scelgano un'altra vittima. Alla cucciola, ragazza, è molto buona, molto pacifica, li ignorerebbe. La squadra è una giungla, eh, lo so. Sotto pressione il nuovo progetto di Jay è in ritardo sul programma. Deve insistere per far lavorare la squadra fino a tardi o provare a convincere il capo a concedergli più tempo? Eh, mio caro. Allora. Mm, diciamo che magari Jay, essendo un tipo molto attivo, spronerebbe la sua squadra. Proviamo. E eh vai, aumento del rendimento piccolo, ragazzi. Ogni tanto qualcosa ci va bene. Allora, dicevo: quindi, sì, qui la camera da letto matrimoniale per lei, Alexander. E qui lei lascerebbe la, la stanza alle sue sorelle finché vivono qui. Evviva! È rimasto so molto soddisfatto. Notare, ragazzi, le finanze perché io. Allora, cucina tre pasti da gourmet. E ah, dai dai, questo recensiere ragazzi, due pere veramente. Anche perché si deve per forza andare, vedete, chiosco di cibo, ristorante o bar, quindi è una rottura di balle. Però, però, dai, non no possiamo lamentarci, tesoro mio. Dimmi che è ancora buono qua, ti prego, metti tutto qua e vieni qui a riparare perché... Quindi adesso ragazzi, aspettiamo che torni a casa Jay per affrontare l'argomento con lui. Ok ragazzi ci siamo, lei uh, ha cucinato tre pasti da gourmet, ho fatto le foto ovviamente e ecco sì. la torta per la piccolina di casa che non è più tanto piccola ragazzi perché sta per crescere anche lei, oddio sono emozionatissima. Quindi Jay eccolo ha invitato <ride> i suoi figli, dov'è dotto? Ok perfetto, dotto ti prego, loro sono entrati, oh santa pettina, dai rallegriamolo. Quindi poi corri tesoro a esprimere un desiderio. Però a sto giro, ragazzi, non mi fate scherzi per favore. Bianca ti prego è il compleanno di tua figlia. Tu pure basta con sto telefono, vieni qua. E tu pure una volta che hai finito, vieni qua. Tesoro, tu vieni qua. So che posso contare su te, eh? Su di te Ella, vai. Oh, uh, cosa stai facendo, pisola? Vabbè, ragazzi, insomma, cose mistiche, in questa famiglia sono sempre cose mistiche, c'è poco da fare, ma intanto le sorelle la stanno festeggiando ed è questo ciò che conta. Pronta, tesoro, a spegnere le candeline, patata? Pensaci, eh. Ok, ti siedi, ti alzi, eh, beh ragazzi, ormai è un, è un rituale praticamente. Tesoro, volevi finire nell'inquadratura? Cos'è? Ok, vai, vai, patata, vai. Ok, chi sta entrando in una fase? Non lo so, Eola è passata d'età, allora ragazzi, Eola. Dunque, 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 io a questo punto, Eola, la lascerei un... Um questo tratto qua, mica degli animali sì, perché comunque, vi ricordate il discorso dell'allergia dell le ama tanto i gatti, però purtroppo ha questo problema qua sì, perché penso sia quello più adatto a lei comunque alla fine Eula, mh, non è che abbia una cosa, no precisa, e visto che devo scegliere un tratto negativo, ragazzi, finora abbiamo utilizzato solitaria per cenerentola, dotto a schifiltose snob, l'unico a cui ne sono capitati due poveraccio poi c'è Brontola con testa calda, mammolo con goffo, pisola con pigra, cucciola con gelosa, quindi cerchiamo di trovare un'altra cosa. Eola! Come potrebbe essere Eola? Vediamo, abbiamo o Pessimista da poter utilizzare, oppure potremmo utilizzare, utilizzare, utilizzare Cleptomane. Magari le piace allungare le mani, ragazzi, oppure una Ghiottona. Shatta, non ce la vedo. Shatta, no, non ce la vedo, ragazzi. Perfida nemmeno, sinceramente, malvagia nemmeno. Facciamo così. Mm -mm -mm. Magari... Potrebbe essere un po' ghiottona. Dai. Oh, tesoro. <ride> Devo certo. Devi andare in bagno? Sì. Ehm... Uh... Ok, ragazzi, una che cresce così, è tutto dire. È tutto dire. Ok, hai spedito un regalo, ma eravate tutti qua. Quindi non capisco quale regalo potete aver spedito. Però mi fa tanto piacere per voi. Visto che sei tu la festeggiata, ragazzi, abbiamo tutti adolescenti adesso. Cioè, non ci sono più bambini. Evviva, evviva, chiama a tavola. Ve la mostro. Non ho stato. Lei, secondo me, somiglia molto a a pisola sono molto belle entrambe, ragazzi. Mi piacciono tantissimo, però non so. <ride> rispetto a Pisola, secondo me lei ha molto più DJ. Secondo me ha quel qualcosa. Sì, un po' più di J. Il viso forse un po' più non lo so, allungato. Non saprei. Vabbè, comunque dai, non è cresciuta male, ragazzi, eh, fratelli che si abbracciano. Insomma, tutta la famiglia riunita. Se non è meraviglioso questo, ragazzi, non saprei. Jay, caro, prendi una... Eh, no, non prendi un pero perché te l'hanno... Cioè, eh, capisci bene, Jay. In una famiglia come la tua, ma secondo te basta una torta? Ovvio che no. Volevo fare questa foto con Jay, ragazzi. Avete presente tipo selfie? Vediamo se ci riusciamo perché è difficile far rientrare anche Brontola. Ella non si vede, è tipo Jack che si è fatto un selfie con i suoi figli. Ok, ragazzi, la festa è finita. E io ho anche, chiamiamola festa, vabbè, ho anche rifatto il look alla piccola Eola. Però questo è uno dei momenti Gushaw, più importanti. Si sono infranti qua, ragazzi, ma io non riesco a capire perché fanno queste cose, vabbè. Lei sta cercando di convincere oh. suo padre. Prima esprime ammirazione, rallegra eccetera eccetera. E poi dirà: Papà, guarda, io vorrei tanto che Alexander venisse a vivere qui. E lui, vabbè, ne hai parlato con tua madre? Eh, bisogna sistemare la camera. Ma questi sono fissati con sta cacchio di camera, ragazzi. Ma l'ho sistemata la camera. Non, non preoccuparti, Jay. Per me va bene, sta dicendo: Vedete, per me va bene. Ora, proviamo a chiedere di un altro sim, ragazzi, perché sono curiosa. Vediamo, 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 vediamo. Eccolo. Ora dirà che non ha avuto il piacere di conoscerlo e che poi gli a casa. Vabbè. Eh, in mezzo sempre alle fratte, ragazzi, perché così fa più chic. Dunque. Mi piace, piuttosto in gamba. Perfetto. Quindi diciamo che il padre ha detto, guarda, sì, per me uh, può venire a vivere qui. Mi piace, è un ragazzo in gamba. Lui ovviamente ci ha parlato un po' di più rispetto a Bianca. Però sappi che... Una relazione è una guerra. Ma va, caro, mh, meno male che ce l'hai detto tu, non ci saremo mai arrivati. Quindi, visto che non possiamo chiamarlo a quest'ora, ragazzi, perché ovviamente non si può, facciamo un raduno del club. Però, prima, volevo farvi notare una cosina. Ho speso un botto di soldi, ma ho rifatto qua tutto l'esterno, che mi piace un sacco, ragazzi, come è venuto. L'entrata così con il mio mini qua davanti. Ehm... E qua ho altri due gnomini, insomma, così, qua ho messo queste decorazioni, ho cercato di abbellire un po' la casa, ecco qua, e anche all'interno ho, ho apportato delle modifiche, ragazzi, vi mostro. Guardate la cucina, io la adoro, sinceramente, mi piace un sacco, spero piaccia anche a voi, così, mi piace veramente tanto, poi vabbè, qua ho aggiunto queste cose... Come potete vedere, vabbè, um, decorazioni varie, ragazzi. Insomma, mi sono data un po' alla passagioia perché avevo dei soldi e era un po' il caso, diciamo, di um, arredare un po'. E ovviamente, come al mio solito, ragazzi, io non mi fermo mai. La cucina l'ho riempita di roba perché io la, la cucina deve essere tipo super mega arredata per quanto mi riguarda. Guardate che, che meraviglia, l'adoro, vi giuro, l'adoro troppo. Comunque, faremo, dicevo, un. Um, Raduno del club Visto che anche Visto che lei poi tra parentesi ragazzi lo voleva fare Sì vabbè Esci dalle fratte tesoro Tra poco arriva lui eh Ecco anzi no è già arrivato E tranquillamente ragazzi si imbuca in casa Queste sono le gioie Dunque vediamo un po' Allora ragazzi amichevole Prima di tutto lei Andrà ad adularlo Ovvio ragazzi Eh voglio dire ovvio dai su che dobbiamo anche fare questo, questo lavoro qua, forza ragazzi, non fatemi perdere troppo tempo. Nel frattempo ragazzi, visto che non vorrei evitare che Jay mi schiattasse prima del, del tempo, sta ancora resistendo, devo dire, bravo Jay, bravo Jay, dovresti andartene un po' a letto Jay. Quindi mm, 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 vai a dormire, va. Bianca pure, poveretta ragazzi, è sfatta proprio però ha raccolto delle cosine quindi abbiamo 53 io ragazzi non ve lo faccio vedere ogni volta ma voi sapete che comunque loro come guadagnano ecco mettono da parte i soldi loro così quindi come potete vedere le cifre poi adesso iniziano a essere importanti ah sì ho comprato anche due diari uno per bianca e uno per ella ma mentre tutti se ne vanno a letto perché sì ragazzi oh, eh, tesoro, però tu dovresti assolutamente farmi i compiti. Quindi aspettate un secondo, ragazzi, perché, ecco, vi mostro anche. Guardatela. Guardate la piccola è eh, o la piccola. Vabbè, ormai è cresciuta, però è troppo carina. E nel frattempo vorrei mandare a Nanna queste due perché, sì, ovviamente, ragazzi, qua ho rifatto la stanza. Ho utilizzato gli stessi identici mobili di Bianca. Perché, ripeto, secondo me, questo eh, stile un po' rustico. Comunque per la casa, come l'ho pensata, mi piace, e tu, Dio ragazzi, questa è molto giocosa, fermi tutti, fermi, fermi, se no prevedo la fine, tu calmati, e nel frattempo, invece, intanto, ecco, le diciamo che le tre sorelle dormiranno qui, ragazzi, non mi sono messa ad arredare questa stanza in modo particolare, perché fondamentalmente, tanto poi loro si trasferiranno, quindi, mi sembrava anche un po', sinceramente, uno spreco di soldi, nel senso che tanto poi ver cambierà tutta, quindi... Ma intanto, eccoci qua, arriviamo al dunque, dunque, dunque. Uh, diciamo che gli racconta una barzelletta, la prende un po' sul, sullo scherzo. <ride> Sai, non sarebbe buffo se tipo ti trasferissi a casa mia? a te, e lui, e beh... Dici? Io lavorerei se, se Pensi male, cioè, non è che mi dovresti mantenere. Ma lei, ma no, ma non dico questo, tesoro. Lo so. Quindi faranno una conversazione profonda. Mica sto qua a prenderle mosche. Suonerei, insomma, fare qualunque cosa. Ecco, tesoro. Non indossiamo maschere e parliamoci apertamente. Sai che provo un sentimento per te. E eh, lui, infatti, dice sì, anch'io, e la bacia, ragazzi, madonna, questi due li adoro oh. E lei lo sta uh, per yeah. fare, ragazzi, lo sta Whoa, per Richard? fare, veramente, sure. scherzi a parte, ti va Or di venire not. a vivere qui? E ovviamente, ragazzi, lui accetta Ok, ragazzi, Alexander si è effettivamente trasferito Però, ehm... Um, Ok, oh guardate, di certo, la fusion con il mattone non è proprio il massimo, però vabbè. Dicevo, ok, ecco, i tratti ah, a l'ha l'aperta, buffo buono collezionista. È molto, ragazzi, più giovane. Della nostra Ella perché, mm, uh, sposati subito ragazzi, che bello. Perché come potete vedere, lui ha 21 giorni al passaggio d'età, mentre lei, ragazzi, soltanto 7. Quindi sarà parecchio più grande di lui. Vabbè, non è quello che ci interessa, non è quello il problema. Li ho trovato un lavoro, ovviamente. Allora, lui è un asso della pesca, quindi io ho pensato di fargli fare. Uh, non il cuoco il mixologo perché? Perché all'inizio avevo pensato guardando i, i tratti, ragazzi, di farli. Cioè, buffo, ho detto mh, intrattenitore così però poi, guardando le um, uh, scusate, le abilità, ha ah, il livello 7 è mixologia. E siccome io la carriera di mixologo non l'ho mai provata, perché no? E quindi, sì, ragazzi, ho deciso! Per questa carriera, eh, tesoro, però non vi potete sposare adesso quindi. Ce ne vuole, ce ne vuole ai fini però della challenge, ragazzi. Visto che lei è già grandina, guardatelo, complimentati per l'aspetto. Le fai complimenti, ragazzi. Dicevo, uh, è proprio il caso. Lei, tipo, gli starà dicendo: oh, Sono così felice che ti sei trasferito qui. E vabbè, è proprio il caso, ragazzi, di farlo. Io di solito lo dico sempre, lascesi molto liberi. Come ecco, per esempio, chi segue la Clapt Addicted sa che fondamentalmente io con Ilaria, ho, per esempio, ho aspettato che loro entrambi desiderassero di avere un figlio. E non ho forzato le cose. Però, ragazzi, nelle challenge purtroppo questo non è possibile perché altrimenti stiamo qua fino a capodanno del 2000 mai. E quindi. Cerca di avere un figlio con Cenerentola. Ebbene sì, ragazzi, possono avere al massimo tre figli, vi ricordo, e quindi, ovvio che sì. Correte, ragazzi, procreate. Dunque, la notizia bella è che è ufficialmente finita la prima generazione, ragazzi. Perché? Quali erano le regole che riguardavano Bianca? Allora, doveva essere giovane adulta, e quello abbiamo fatto subito. Doveva avere sette figli, ovvero i sette nani. E l'abbiamo fatto. Ogni figlio deve avere un tratto negativo e l'abbiamo fatto perché ricordo che Cenerentola è solitaria, Dotto è schifiltoso e snob, Brontola è testa calda, Mammolo è goffo, Pisola è pigra, Cucciola è gelosa e Eula è ghiottona. Quindi... Tutti i sette figli hanno il tratto negativo. Potrà sposarsi solo quando avrà messo al mondo tutti i figli? Lo abbiamo fatto. Non può aprire la porta agli estranei e non può parlare con le donne anziane? Lo abbiamo sempre fatto, cioè, ovvero mai fatto. Però in questo caso comunque ragazzi non è, fra virgolette, più valido perché ovviamente adesso è lei l'erede. E quindi si può dire ragazzi che la prima generazione è terminata. Sono emozionata ragazzi. Adesso, per la nostra felicità... Cerchiamo di scoprire. No, beh, andiamo qua, siamo più vicini. Cerchiamo di scoprire, ragazzi, se. Corri, fai un test di gravidanza, tesoro. E, ragazzi, voglio dire, soddisfazione piacevole, eh. Il fichifiche è stato memorabile. Memorabile. Ce l'avrei fatta, tesoro, ce l'avrei fatta. Guardate che faccia convinta, ragazzi. Convinta del momento, Vai si mangia per due. Oh mio dio, la felicità. Forza, forza, corri, corri a dirglielo. E guardate già che bella panciotta, ragazzi. Che bella panciotta. Sì, male? Siamo <ride> incinti. Lui, ragazzi. tipo ma, eh, mi sono appena trasferito. Eh, lo so, caro. Quali cose corrono veloci. Schui, oh, ma è felice ragazzi, anche lui è felice. Guardatelo quanto è contento. Oddio ragazzi, che meraviglia, veramente che meraviglia. Sono curiosissima di assistere al parto. Io sono curiosissima ragazzi, veramente non vedo l'ora. Ehm, direi però che questo qua possiamo toglierlo al momento perché purtroppo... Ok, fate una conversazione del tipo. Eh, ti piacerebbe, tesoro? Lo so, non si può. Fate una conversazione profonda, del tipo. Oddio, stiamo per diventare genitori. Tranquilla, stella mia, nostro figlio o nostra figlia avrà il meglio della vita. Oh, tesoro, ma lo so. Vabbè, sì, hai scoperto raga ordinata. Mi fa piacere per te. Allora, no, la lavatrice tesoro mio no. Notare, ragazzi, che ovviamente le finanze si sono alzate perché? Perché lui ha portato a casa Ben 20.000 Simoleon. viva per la nostra gioia! Ok, sì, fai volontariato. Ok, ora possiamo permetterci di fare volontariato, ragazzi, effettivamente. E anche lui inizierà a poi a occuparsi del giardino. Perché qua, ragazzi, è il giardino prima di tutto, vai a pesca. Mentre invece con la cara Ella ci concediamo una uh, rapida doccia e falla riflessiva dai Eh lo so tesoro iniziano le nausee mi dispiace tanto Guardate uh -oh. già che bella pancia Non ho parole ragazzi Vabbè Ragazzi, allora nel frattempo che loro si divertono qui a cantarsela e a suonarsela da soli, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Ho oh, eh, momentaneamente, sono riuscita anche a, eh, ecco, a recensire tre cibi. Ovviamente ho fatto le foto, ragazzi, perché mi sembra più che giusto, ragazzi, fare sempre le foto. E, e lui ha raggiunto, eh, ora dovrò lavorare anche su questo. Ma nel frattempo, lui ha raggiunto, beh, a parte il canto, ragazzi, che lasciamo perdere. il livello 2 di pesca, perché nel frattempo l'ha accompagnata. Diciamo in modo tale che, oddio, fermi! Ok, dicevo l'ha accompagnata. È rimasto soddisfatto. e viva meno male. L'ha accompagnata proprio per dedicarsi alla pesca. Nel frattempo, parla di un venditore Oddio, il mercato delle spezie. Vabbè, ragazzi, eh, poi lo faremo. Detto questo, ragazzi, io eh, spero con tutto il cuore che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale. Mi raccomando, ragazzi, attivate la campanella perché così ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica. Eh, se vi è piaciuto, punto, ragazzi lasciate un commento e magari mettetemi mi piace, i vostri commenti sono sempre preziosi, quindi mh, consigli, critiche, veramente accetto tutto, non createvi alcun tipo di problema, ditemi ciò che pensate, a me fa sempre tanto tanto piacere. E ehm, vi ricordo inoltre che in descrizione dell'info box trovate ragazzi: non solo la mia programmazione, non solo mh, tutti i vari modi per contattarmi, e vi dicevo appunto: pagina Facebook, ragazzi, per le foto, fa le foto fatte off camera, perché le pubblico solo lì con calma, ma le pubblico, non vi preoccupate, che ci arrivo. E um, inoltre ragazzi anche le playlist Ma soprattutto trovate i link ai canali dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay per la, con la Playstation 4 ragazzi Andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, mettete mi piace a tutti i loro video Attivate le campanelle, insomma ragazzi sono simpaticissimi, bravissimi, talentuosi Andate veramente, ne vale la pena, ve lo consiglio Perciò ragazzi che dire, io vi mando un abbraccio immenso eh, vi auguro una bellissima giornata, quindi una buona, una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Sul Sul Simmers e non.